Good morning, guys. Five World Explorers. Today it's 5:30 in the morning. And where are we going? Emma can't talk. Cosimo, you tell us. To the dinghy. Going on the O'Hare balloon. Oh, right. And we're going to be flying over Florence. No, we have plenty of balloons in here. So they were very excited last night, but now that they had to wake up this early, they're not that excited. Luca is asleep. There. And the guy is already here, so he's not gonna be happy. We are going now. Okay, see you in a little bit. Emma is gonna get down from there, I promise you. Good morning, guys. Look at that. Right there is the moon, and we are in Florence, Italy. And today, this morning, we're gonna ride a hot air balloon right on top of Florence. Welcome to the Five World Explorer. We start our day early today. We woke up at 5 o'clock in the morning, because we're gonna have a great experience. Flying over Firenze. And the kids, they're gonna learn about hot air balloon. Look, we are on the side of the edge of the Arno River. Questo è il nostro pilota. Ciao. Ivan, il terribile. The sun is rising. Mom, I'm running. Should I warm up? Cosimo's trying to warm up. You can still see the lights. Emma's trying to warm up too. Bye bye. So they're getting the basket and the balloon. The balloon, right? Ready. This is how they pull it down, see? Yeah. Fold they unfold little it. By little. Rapunzel, bundle it down your hair. That's another way of seeing it. È molto suggestivo. Dall'altra parte c'è la Biblioteca Nazionale, potete vedere le due torri della Biblioteca Nazionale. An historical library in Firenze. He says I'm telling you say in English. Luca's awake now. This morning he refused to come. He said he wanted to sleep. I absorb it. You need to run a little bit so you warm up. Run around. So you have to dress smarter, Emma. You have to remember the brain, the brain. Mama, I'm smarter than Emma. She wore pink, I wore black. Now I'm going to be so hot because I'm absorbing heat with the black. But I said, Emma, you have to dress smarter next time. Sorry. Okay, now they take down the basket. And Cosimo and Emma are going to help. So you put a piece of wood under to pull it up. And then... I'm not sure Cosimo was really helping or just kind of hanging on it. It looks like he's doing all the work. It's Robbie. This ain't going to die. Trying to show my true power. Yeah. Joe! Those are the tank of the gas. How are we gonna stand up in this? No, we're gonna stand here. This one goes on top. But then who's gonna stand here to control the thing? The jerk. Eva. Just follow the thing and go, Luca. You do it. You have to unfold. Yes, like that. Go. Keep on going. Mom, follow Cosimo. My fingers are hurting. Go. This teaches you how much work there is behind going up in the sky. That's like the easy part of it. Up in the sky. Keep on going. Oh, right. In the meantime, let me go check. I'll be back. They're building. So what did the guys have to do?
magnified the balloon to get high, and can we, mommy? Can we turn the fire off so we'll go down? Yeah, well, we have to go up, so. Okay. Just not that high. No, not that high. Just high enough so we don't fall on a roof, okay? A roof? Yeah, let's not hit any roofs, okay? But is the balloon is going to pop like pew? No, the balloon is not going to pop. Why? Because if it pops, we go down. Down to the 3 point? Yes. Oh my God! I fell on the ground. That was a little unexpected. Wouldn't it be cool just if, like, at one point they did this thing where they unhooked you and you and you landed in the water as a boat? I want to go inside. Yeah. Quindi questo burro c'è per domanda stupida, no, c'è? È per farla gonfiare. Well, the hole at the very edge is really in the part at the very edge is full of air, but the very beginning has no air, so how does the air even get through? It doesn't make any sense. Oh, that's why the vent is there, to put air inside. I wanna go inside the hot air balloon. Oh, look, here comes Luca. It's gonna be big, guys. Oh, are you okay? Oh. I think I stepped on something. Yeah, you tripped. Yeah. Emma, you better move. Oh, my. Look at that one, Luca. Yeah, still big. Come here. Okay. Oh, you're so small. Hey, look, Ethan, look at this. Wait. But hold on, my mom and daddy. Got all the backpacks here. Oh. They're kind of falling over. No, they're not. They're stopping. Arriba. Look. Okay. Is it cooler? No. Why not? Are you scared? We're flying. Not yet. We're still on the ground. See? So, we'll see you while we're flying. Bye!
What a bellezza. The sun is coming up. The sun. Vai, ora prova a massi. Vai. Si va prova. Giù. Mille uno, mille due, mille tre. Se no tu sai troppo. Allora, quindi ogni per tre secondi devi tenerla aperta. Avanti. Loro sono stanchi ora. E allora ci sediamo qui. E in base a quando tu vedi quando scende. Sì, lo devi fare prima. Dopo un po' ti viene spontaneo. Tutta fino a un po'. Tutta la... ok. Non ti dà metà il gas. Massi, ti licenzia subito. No. Lascia, oh. Vai. Dai gas. Ancora. Can you say it? How? Going down. Hello. I am in a basket, sitting down in a basket, to be exact. I of the GoPro. Now, it feels like a regular basket, but we use a bigger-ator to make it bigger. If the bigger-ator was invented, then we use a shrinkerator to make it smaller later. So I'm sitting in a basket in the air. And I'm not sure if Luca is afraid of heights or not, because he's kind of scared. But he's afraid of the fire that's up there, and that big thing. And now he's looking out the little footsteps, which for him are windows. Now his view right now is this. Because since he's too short to look out from the top, he looks out the little window. And there's the other balloon in the distance. Sorry about the noise. It's the fire. Cody. Mm-hmm. Where are you taking photos with? Hopefully Mom did not see. What did you do? I did nothing. Do not tell her. Shh. Wish they made that thing quieter. It's not raining? Oh, wait, let me so then what's happening, Luca? It's raining. Look, look. Put your hand out. Put your hand out. No, don't do it, Kazi. No! And Dad is driving. Bonnie. See, it's his hand. Bonnie. Vado su. Sta già salendo abbastanza. Piano piano continui a salire. Sì, siamo come due. Daddy's still learning here. Io vado in giro per altri posti in Italia, ma come qui le Dolomiti. Se no, quando volo a Lucca è tutto piano. È noioso. È tutto il suo fascino anche sopra la città di Lucca, però.
E dove, e se vai anche all'estero però a fare i voli? L'anno scorso sono stato in Messico, 200 mongolfiere, bellissimo, 200, tutte le forme speciali, a forma di SpongeBob, a forma di topolino, a forma di del Cristo Redentore di San Paolo. Altri posti dove hai volato, hai portato gente a volare, insomma, all'estero? In Francia, e in Austria, sono stato in Portogallo e in Spagna anche. E porti sempre gente comunque. Sì, sì. Dove mi chiedono di volare io prendo e parto. Cioè, no? Hi, my hand is right here. Can you see my fingers? Yeah. Oh, see the sun. I'm still here. Look at the sun. And look at our balloon. Making flames. Mama's over here making days. And photos. You're just trying to rhyme. I know. Being a dame, get it? That was funny. Hi, Luca, and what are you doing? What is doing? Okay, so we are gonna land outside of Firenze in Cerbaia. We're gonna basically land right close to our camper van. Bravo. So this is where we slept last night. And over there is our little camper. Okay. On the trailer so they don't have, because it's heavy. And now the balloon is going down. You're back on the ground. Are you happy now? Okay, did you like it though? Mama? Yeah. Oh my gosh, Luca, did you like it? Yeah, but then we're flying away again. Guys, what do you think? Did you have a good time? It was boring. I'm joking. I am gonna just cut that out. Yeah. I was joking, I liked it a lot. What about you, Emma? This is, okay, so let's say something. Today was Luca's first time on a hot air balloon, right? First time flying in the sky. And it was Emma and Cosimo's second time. No, 31st. And it was you and Dad's third time. Yes. So what did you think? Did you like this time better than the other one? Yeah, but I still miss the apple juice. Oh, because in the other one they gave them apple juice. We have juice in the camper van. Okay. Since we landed right next to our camper van, basically. Not necessarily. But fine. There goes the balloon. Really, he's making it flat. Get all the air out. Tu ti fa fare la cosa più divertente di tutti, eh? No! E anche a te, anche a te. Però guarda, facciamo questo a lui. It's the praying mantis. Wow. It's a farmer's.
and change. Come si chiama Stecco? Sit there. Uguale a me. Così. Ora sdraia. Così. Alza le mani. Così ora. Tutti gira. Dai. You have to roll. Guys, go, 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 everybody. Go, go, everybody. Go, 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 go. Vai ancora. Vai. Dai. Ancora. Now they're having fun, they have to deflate the balloon. Otherwise, if too much air staying on it, they cannot close it. Go, keep on rolling. How is it, Emma? What about you, Cozy? Can you leave me here? Okay. Let's jump. Oh, yes! Questa è la parte preferita di Luna, direi. Oddio. Be down with me. Cosimo, attento. Quanto tempo ci vuole per andare in Firenze? Mezz'ora. Sì. Non sembrava mezz'ora. Ma forse tu, tu quando tu atterra, forse tu andai a atterrare anche in acqua? No, qualche volta ho bagnato i piedi fino a qui dentro l'acqua. Ah! Proprio ciò. E poi siamo rivolati via. Ma dov'era, in mare o in... In lago e anche in mare l'ho fatto. Okay, they're putting it in the bag. Vieni Luca, corri! Che c'è da fare un tuffo. Vieni da me. Salta. Ah, questo sì che è lavorare. Questa è la parte meglio. That was fun, huh? It's 8:20 and we already did the most important thing of the day. Go on the hot air balloon. Now what are we gonna do all day? Nothing is gonna be as cool as this. Yeah. You know, it can't be that heavy. Oh really, can't be. So this, the balloon is 200 kilos, so it's a little bit heavy. Cosimo and Emma can't seem to. Vai, ci mette anche voi, pesa ancora di più. Butta sopra, io e babbo. Vai, così. Come here, Luca. Vai, uno, due. Ci siamo girati dalla stessa parte. Spaventato. Insomma, questo è il nostro pilota di oggi, Ivan Vastano. L'occhio torto perché c'è il sole, non vedo, e quindi ci deve essere l'occhio torto. Vediamoci un po' di là. Allora Ivan, com'è che ti è venuta l'idea di volare con la mongolfiera? Da quando sono piccolo il sogno di volare. Ho iniziato col parapendio e poi dopo intorno ai 30 anni ho conosciuto questo grande mezzo e ho visto che poteva diventare un lavoro, una professione. Con molta fatica ce l'ho fatta farla diventare un lavoro e adesso è veramente una vita pazzesca. Sono sempre in giro, sto con gente fantastica che sta con me per divertirsi. Notate, su tutti i posti di lavoro c'è sempre qualcuno che rompe le scatole, invece da me vengono per divertirsi. Dovete sapere che noi abbiamo cominciato quando eravamo giovani a volare col parapendio, è lì che ci siamo conosciuti e da lì la passione del volo, perché la mongolfiera praticamente ricorda un po' il volo del parapendio come stile, diciamo. Sì, come stile, diciamo, di libertà, perché di libertà. La mongolfiera si sa dove parte e non dove atterra, perciò oggi è stata un'occasione un po' particolare, lo sapevamo, ma è stato un po' calcolato, aiutato dalle previsioni meteo, ci ha aiutato ad arrivare dove volevamo andare.
E come il parapendio, molto spesso si parte e non si sa mai dove si va a finire. Dove si va a finire. Ma te voli anche altri posti, ci dicevi, non solo a Firenze. Sì, volo nel periodo invernale, vado a volare nel periodo invernale, vado a volare in Dolomiti, dove molto spesso facciamo la traversata sopra le tre cime di Lavaredo, Cortina d'Ampezzo, e atterriamo nel Bellunese, a volte a San Daniele, Treviso, Belluno, Venezia, Padova. A secondo la potenza del vento, la velocità del vento, a svariate altitudini riusciamo a raggiungere velocità di 150 km orari in piena sicurezza. Puliamo ad un'altitudine di 6.000 metri con l'aiuto dell'ossigeno e niente, sono avventure toste perché temperature a volte variano dai meno 30 ai meno 40 gradi. Fin quando ci stai un'oretta la resisti, starci 3-4 ore inizia a essere pesa. Ma la gente ti chiama e ti chiede voglio andare lì, sì. O te li proponi? No, noi pubblicizziamo, ormai è 20 anni che voliamo lì in Valfusteria, in Dolomiti, e perciò sanno che nel mese di gennaio siamo sempre lì. E poi viene fatto su richiesta, andiamo apposta per fare questo volo. Quando siamo lì possiamo fare o il volo di valle, che è un volo come quello che abbiamo fatto oggi, un'oretta di volo circa, oppure il volo di lunga distanza, che richiede attrezzature e preparazione diverse, insomma. Più vestiti, copertine, viveri, copertine. È successo qualche volta, c'era poco vento rispetto alla previsione e sono atterrato in montagna. Fortunatamente sono atterrato molto vicino a una strada, ma la mongolfiera per portarla da qui all'inizio della strada ci è voluto un giorno e mezzo, c'era la neve alta 2 metri. L'anno scorso sono atterrato in cima a una pista da sci con la moto slitta, l'abbiamo trascinata e portata fino al fondo valle. Sì. Insomma, è un po' una vita avventurosa. E hai sempre bisogno di avere gente che ho ti sempre aiuta. Bisogno che qualcuno mi venga a riprendere. Circa una volta all'anno torniamo al punto di partenza, perciò è veramente raro che si possa che si possa tornare indietro. Quindi come clientela hai più stranieri? Vabbè, quest'anno è un anno un po' particolare grazie a questo Covid, e abbiamo scoperto tanti italiani che sono venuti a fare l'esperienza, ma solitamente l'80% dei nostri turisti sono stranieri, americani, russi, si è aperto molto al mercato cinese, thailandese e così via, insomma. Come potete vedere siamo in una splendida cornice toscana di campagna, tutto intorno. Questo è quello che, se venite a volare qui, quello che potete trovare. E questo è l'ufficio di Ivan. Chiaramente. E questo è il perfetto esempio della vita da uscire dagli schemi. Perché più di così, più libertà di questa non c'è, ragazzi. Senza problemi, senza pensieri, i bambini che giocano nel cesto. Io che mi diverto con lui loro. Lui gioca con loro. E tutto questo si svolge in natura. Non c'è cornice più bella. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie del volo, ciao. Hasta la vista. Bye. Fly the balloon. Oh, let's go on, Concorde, fly a balloon.